Ilva Maddalena e Nuorese si affrontano al campo comunale Pietro Secci. Due squadre con obiettivi opposti. I maddalenini puntano ad una tranquilla salvezza. La Nuorese punta decisamente a vincere il campionato. Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime militari in Afghanistan. Nella panchina dell'Ilva Maddalena due novità. Il tecnico Candido Brocca, che in settimana ha rilevato Nino Catuogno, e il neopresidente Francesco Abeltino, subentrato a Sergio Di Fraia. Nella Nuorese, il mister Antonio Prastaro, un tecnico chiamato per far decollare definitivamente le ambizioni di una società che punta a ritornare nei massimi livelli. In porta per la Nuorese Zanta, in difesa al quartetto Masia, Mattiello, Pancotto e Pitta, a centrocampo Saruis, Lai, Ferraro e Kravicic, in attacco Mura e Foglia. Vincenzo Filinesi difende la porta dell'Ilva Maddalena. Piras e Palergiano sono sulle corsie laterali, Conti e Matricati al centro. A centrocampo Checco Comiti, rientrante, Angelo Canu, Tagliento e Acciaro. In attacco Carta e De Santis. L'Ilva Maddalena parte subito all'attacco. All'ottavo minuto un lancio in profondità per il giovane De Santis e l'uscita del portiere sventa la minaccia. Al 25esimo Kravčić gira sotto porta e Vincenzo Filinesi ci mette una pezza. Il gol del vantaggio al 29esimo del primo tempo ad opera di Kravčić, ma l'azione è viziata da un intervento falloso di Mura ai danni di Conti. Le immagini rallentate ci aiutano a capire meglio la dinamica che ha portato alla gol del vantaggio della Nuorese. La spinta è veramente evidente, il gol andava annullato. Conti non può più intervenire, l'azione si sviluppa dalle parti di Kravčić che poi mette dentro con grande tranquillità. Vibranti le proteste dei giocatori dell'Ilva Maddalena e del pubblico del Pietro Secci. Inizia il secondo tempo sotto una pioggia battente, splendida la coreografia dei tifosi dell'Ilva Maddalena e della Nuorese. Il neo mister maddalenino Candido Brocca passeggia in panchina e studia le contromosse. Al 20esimo il raddoppio della Nuorese. Mura, in sospetto fuorigioco, mette alle spalle di Vincenzo Filinesi. Il pubblico protesta. Ecco, questo è il momento nel quale parte il lancio per Mura. Il giocatore si trova probabilmente in posizione di fuorigioco, ma dalle nostre immagini è difficile dare un'interpretazione poiché la telecamera non è in linea. Ad ogni modo Mura approfitta della situazione e mette dentro. Anche in questo caso l'arbitro non ha dubbi e accorda il gol che vale il 2-0 per la Nuorese. L'Ilva Maddalena resiste agli attacchi e al 37esimo con De Santis che controlla e mette alle spalle del portiere Barbaricino, riapre la partita. Una sconfitta con l'onore delle armi, anzi con più di una recriminazione. La Nuorese espugna il comunale Pietro Secci con due centri di Kravčić e Mura, il primo viziato da un evidente fallo dello stesso Mura sul difensore maddalenino Andrea Conti, il secondo gol da un dubbio fuorigioco di Mura. L'Ilva Maddalena ha accorciato le distanze con l'effervescente Luca De Santis, illudendo il pubblico del Pietro Secci. L'Ilva Maddalena, pur tra mille difficoltà, ha dimostrato comunque di avere la grinta, il carattere, la determinazione giusta per recitare un ruolo importante in questo campionato. Si tratterà di vedere se la nuova dirigenza riuscirà a migliorare l'assetto societario, soprattutto l'organico di una squadra piuttosto carente. A Candido Brocca il compito di mettere in piedi e far decollare una compagine dove giovani ed anziani possono sicuramente amalgamarsi al meglio. Per la Maddalena TV.it Lorenzo Impagliazzo, riprese e montaggio Pier Bruno Scotto. Francesco Palagiano, classe 1992, difensore dell'Ilva Maddalena, un esordio contro la Nuorese che non ti aspettavi? No, sinceramente no, perché secondo anno che gioca all'Ilva e questo esordio non me l'aspettavo sinceramente, perché ci sono giocatori più grandi di me, dunque è stato, come dire, una sorpresa. Hai tenuto la fascia sinistra comunque con disinvoltura. Sì, grazie anche ai
consigli dei miei ragazzi, dei miei compagni. Insomma, mi hanno detto che sono andato bene. Anche il mister mi ha consigliato come, cosa dovevo fare, come dovevo andare. Bene, ho ascoltato tutti i consigli che mi hanno dato e ho cercato di fare il mio meglio, come sempre. Dove potrà arrivare questa squadra, secondo te, Francesco? Dimostrando oggi possiamo arrivare molto lontano, perché ce l'abbiamo le potenzialità, non ci mancano. Dobbiamo solo andare a continuare così, anche fuori casa, sempre lo stesso spirito. Qui dei gol non sono molto, molto convinto che c'erano, e va bene così, da. Macelleria Cristina Ferdi e Peppe, alla Maddalena, in via Balbo 47, telefono e fax 0789 735164, il made in Sardegna della genuinità. Con il numero 11, Kravčić. Senti, il gol della Norese, uno dei due gol, porta la tua firma. Sì, stiamo facendo un gioco sulle fasce, un gioco veloce, stiamo cercando di ingranare. Oggi ci aspettavamo una squadra che sarebbe partita a mille, che avrebbe giocato a mille. È un campo difficile, è sempre stato difficile già da quando era in terra e ci aspettavamo battaglia. Poi loro, una bella squadra, niente da dire. Da parte vostra c'è stato anche un salvataggio sulla linea, un intervento bello del portiere. Sì, no, un bel colpo di testa ha salvato, credo fosse l'attaccante, sì, un bel colpo di testa sul secondo palo. No, è stata una partita sofferta, diciamo che potevamo chiuderla prima. Sul 2-0 abbiamo avuto tre occasioni gol nitide e non siamo riusciti a concludere. La Nuorese parte subito per scalare la classifica. Sì. Non ci nascondiamo, la squadra è stata fatta per salire di categoria, sappiamo che sarà un campionato difficile, non avendolo mai fatto, però già vedendo oggi questa squadra sappiamo che è un campionato che comunque dovremo combattere fino alla fine. Grazie. Speriamo bene, grazie. Il rifugio dei peccatori, cucina casereccia, griglieria, vineria, bruschetteria, stuzzicheria, alla Maddalena. Info e prenotazioni 347-366-4638 oppure 366-3146-855. Francesco Abeltino, il nuovo presidente dell'Ilva Maddalena, prende il posto di Sergio Di Fraia. Allora Francesco, un cambio al vertice dirigenziale, un cambio anche in panchina. All'ultimo Nino Cattuogno ha lasciato ed è subentrato Candido Brocca. Esatto, sì. De Leon che con Valerio Pisano mi hanno detto: guarda, c'è Candido che è abbastanza valido, secondo se tu accetti. Ho fatto, per me problemi non ce n'è, so che lo conosco, è un bravo ragazzo e quindi si va avanti con Candido Brocca e qualche rinforzo che arriverà, si spera. Ovviamente voi sapete che le forze che ci abbiamo non sono dei migliori, no? Se noi durante il campionato buschiamo oppure si fa avanti qualche dirigente che ci dà una mano, qualche paio di giocatori perlomeno le dobbiamo trovare, altrimenti continuiamo questa squadra qui. Ecco Francesco Abeltino, qual è il futuro di questa società, di una città che non risponde agli appelli degli sportivi? Non ci dà una mano nessuno, purtroppo, non ci dà una mano nessuno. Abbiamo convocato una trentina di persone e nessuno si è presentato qua. Cosa possiamo fare? Noi siamo piccoli imprenditori e quindi non è che ci possiamo sbilanciare più di tanto. Uno zoccolo duro della squadra dell'Ilva è andato al Palau. Vabbè, quelli sono i quattro che hanno scelto andare al Palau, cosa possiamo fare? Erano svincolati, è il loro diritto andare al Palau, no? E quindi cosa possiamo dire? Che l'Ilva non molla. No, assolutamente, infatti stiamo cercando di portarla ancora a galla, diciamo, perché una società di tanti anni indietro, che è sempre stata valida, temuta da tutte le società, diciamo, esterne, se la facciamo morire, guai. Allora, auguri al presidente Francesco Abeltino. Grazie, ti ringrazio. Per la tua attività affidati a The Professional, vendita all'ingrosso, abbigliamento da lavoro e accessori. Puoi visitare la nostra esposizione in via Indipendenza numero 5 alla Maddalena. Telefono 345 599 3405. The Professional 08 @live.it.